Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Vision Air e in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend. Prima di cominciare vi dico subito che il fine settimana ha fatto registrare un boom di incassi, ben 12.867.000 euro in totale, sicuramente anche grazie all'effetto Star Wars, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo e iniziamo dalla decima e ultima posizione con 11 donne a Parigi. Il film corale entra in classifica ora nonostante sia uscito 3 settimane fa. Evidentemente deve essere merito del passaparola se questo weekend ha incassato 161.729 euro. Nona posizione per Il viaggio di Arlo. Il film d'animazione scende di 4 posizioni ma incassa ancora 236.635 euro. Scivola all'ottavo posto Heart of the Sea, le origini di Moby Dick di Ron Howard, che la settimana scorsa occupava la seconda posizione ma che comunque strappa ancora biglietti per 236.698 euro. Sul settimo gradino, in discesa, troviamo Belle e Sébastien, l'avventura continua, che fa segnare un incasso di 253.084 euro. Sesto posto per l'ex re del botteghino, il professor Cenerentolo, l'ultimo film di Leonardo Pieraccioni, questa settimana incassa 601.117 euro. Quinto posto per la prima novità, Irrational Man, il nuovo film di Woody Allen con Emma Stone e Joaquin Phoenix, incassa 667.759 euro. Aria di novità anche in quarta posizione con Il ponte delle spie, il nuovo film diretto da Steven Spielberg, porta a casa 1.072.123 euro ed è questo il film visto da Eva che su Facebook commenta: scritto dai fratelli Coen, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Hanks, che film può essere? Straordinario, 2 ore di grande cinema. Ma ora saliamo sul podio a scoprire quali sono i film più visti del weekend appena passato. Medaglia di bronzo per Natale col boss. La commedia italiana incassa 1.218.512 euro e insegue il secondo posto di Vacanze ai Caraibi, l'altro cinepanettone italiano che strappa biglietti per 1.221.022 euro. Il re del box office non poteva essere che Star Wars Episodio 7, Il risveglio della forza, che fa segnare un esordio stellare nel primo weekend di programmazione, 6.539.684 euro, ed è proprio questo il film che ho visto e recensito. Potete trovare tutto sui social media di Vision Air cercando hashtag VisioSelfie. Sarà contento del risultato Harrison Ford, che al suo cachet record di 34.700.000 dollari aggiungerà lo 0,5% dei profitti. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma vi aspetto con le notizie e le curiosità dal grande schermo sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!